Matteo Zamponi era un ragazzo di 15 anni, era il figlio, l'ultimo figlio, il figlio più piccolo di Mammolo Zamboni, che era un tipografo, era un anarchico, era però anche molto amico di Leandro Arpinati, che era anche lui ex anarchico, diventato poi interventista e poi diventato appunto il capo del fascismo bolognese. Il piccolo Anteo, detto anche in famiglia Patata, per dire che era un po' il figlio minore, anche un pochino considerato il ragazzino un po' sciocco, era un ragazzino quindi anonimo. Come dire, che non aveva un'identità spiccata, faceva il fattorino in tipografia. Lui viene a Bologna per, in realtà, cioè era per celebrare con un po' di ritardo l'anniversario della marcia su Roma e inaugurare nello stesso tempo il famoso Littoriale, cioè lo stadio. Erano finiti appunto questi festeggiamenti e lui stava partendo appunto, uscendo dall'archiginnasio, aveva percorso la strada prospiciente il Paviglione, aveva svoltato per via Rizzoli di fronte a Palazzo Renzo e dopodiché aveva svoltato a destra, imboccando via Indipendenza, aveva appena imboccato via Indipendenza per recarsi alla stazione centrale di Bologna, da dove poi doveva partire per raggiungere la sua Romagna. Il corpo gli ha lesionato di striscio la giacca della milizia che aveva addosso e perforato la fascia dell'ordine mauriziano che aveva e che indossava. Il corpo ha evidenti i segni delle percosse, ma di segni di pugnale, tra l'altro di pugnale molto larghi, come vede, e l'ipotesi è che fossero questi pugnali a stiletto, tipici degli arditi. Il cadavere viene trascinato dall'altra parte della strada, viene linciato in parte sul posto perché comunque viene strattonato, sputtato. Da subito si pone il problema, anche nell'opinione pubblica, di una certa discrasia fra la figura di questo giovinetto, una figura abbastanza anonima di un giovinetto imberbe, e la grandezza di un gesto come quello di un attentato verso Mussolini. Per cui da subito nasce il problema se Anteo può essere stato lui oppure se Anteo è stato vittima di uno scambio anche di persona, perché nascono anche queste ipotesi, quindi qualche dubbio viene trasmesso e anche nelle stesse iniziali indagini. Che cominciano a guardare un po' nel mondo attorno degli anarchici. Queste non posso amarti, e sarebbe rivolta appunto a un possibile amore di questo ragazzetto, perché non so se vivrò dopo aver compiuto quello che mi sono promesso, e poi uccidere un tiranno che strazza una nazione non è delitto, è giustizia. Anche questa è siglata con la lettera A. Diventa difficile asserire che questo ragazzo così giovane possa aver fatto appunto un attentato al Duce con quella anche precisione di esecuzione, perché riesce a fare l'attentato nel momento in cui la macchina di Mussolini ha rallentato, perché è fatta la curva e la macchina andava un po' più lenta, quindi è come una scelta di luogo proprio perfetto per fare un attentato.